Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno di lunedì 22 maggio 2023. Siamo nella settima settimana del tempo di Pasqua. Domenica prossima celebreremo la Pentecoste e quindi ci avviciniamo a grandi passi a quelle letture che ci aiuteranno più direttamente a meditare questo grandissimo mistero e questo grande dono. Continuiamo intanto seguendo l'Apostolo Paolo, siamo arrivati al capitolo 19 degli Atti degli Apostoli e col capitolo 19 arriviamo proprio ad Efeso, la seconda grande tappa paolina. La prima è sicuramente Corinto, l'altra è Efeso. Queste due tappe segnano un passaggio all'interno della storia dell'Apostolo Paolo. Abbiamo una prima parte che è dedicata a seminare e quindi Paolo che va, che annuncia, che incontra nuovi popoli, nuove persone e quant'altro. E poi c'è una seconda parte che continua a seminare ovviamente, ma noi definiremo più pastorale, dove l'Apostolo appunto sarà nell'atteggiamento di curare pastoralmente le comunità cui ha dato vita con la sua predicazione. Ecco, Efeso sarà il posto dove Paolo gestirà un pochino tutte queste cose. Nell'arrivo ad Efeso però Paolo incontra una serie di discepoli che avevano conosciuto solo il battesimo di Giovanni. E la domanda è: avete ricevuto lo Spirito Santo? La risposta è sconcertante. Non abbiamo nemmeno sentito parlare che esista uno Spirito Santo. E quindi capite che è qualcosa di notevole, ecco. Paolo poi impone loro le mani, lo Spirito Santo discende su di loro in forma sensibile ed inizia il suo percorso ad Efeso. Diciamo che a Efeso Paolo lavorerà molto, sarà complessa perché è una, che posso dire, una, in continuità con Corinto, una pastorale cittadina. E quindi anche un po' refrattaria a nuovi culti, a nuove religioni, troverà il suo da fare, però questo non significa che lascerà una traccia importante, anche se poi alla fine lo cacceranno dalla città, lo riterranno persona pericolosa per la comunità. E tant'è vero che il famoso discorso agli anziani di Efeso, Paolo lo farà fuori Efeso, cioè a Mileto. Probabilmente aveva avuto un'azione, diciamo così, disciplinare, un'azione giudiziaria che lo teneva lontano dalla città. Insomma, capite che Paolo mette in gioco tutta la sua vita nella predicazione e non la valuta un po' su quei criteri un po' corti, il Signore è con me, ma perché me ne capitano tutte queste, perché tutte a me e quant'altro, ma da apostolo esposto per il Signore si mette davvero in gioco. Il Salmo 67-68 è veramente molto bello ed è un salmo che canta la lode a Dio, tant'è vero che il ritornello ci invita a dire regni della terra, cantate a Dio, e poi canta nella parte che è stata scelta per la liturgia, canta l'atteggiamento di Dio verso gli uomini, padre degli orfani, difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora, eccetera. Invece il Vangelo conclude il capitolo 16 di Giovanni, un capitolo che fa da ponte, ovviamente poi con la grande preghiera sacerdotale che leggeremo nella sua compiutezza, ma questo passaggio, seppur breve, è estremamente significativo. Ascoltiamolo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente, non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
Adesso sì che abbiamo capito tutto, cioè ci hai spiegato tutto, è tutto chiaro, perfetto. Domanda di Gesù. Adesso credete? Viene l'ora, è già venuta, che vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. E insomma, Gesù sapeva perfettamente che avrebbe portato i suoi discepoli a questo punto. Ed è in questo punto che li lascia. Perché adesso viene il momento della prova. E in quel momento della prova c'è la piena rivelazione delle fondamenta, di dove stanno piazzati. Ecco, Gesù dice, anche se sono solo, comunque il Padre è con me. Voi tirerete fuori quella che è la vostra debolezza. E dovrete poi fare i conti con quella debolezza. Certo, una prova molto grande, che però se superata diventa un vaccino molto grande per tutte quelle situazioni nelle quali pensiamo di poter fare da soli. C'è in questo senso un riverbero antico testamentario della prova. Il verbo nasà, da cui il pi è l'intensivo, nissà, vuol dire proprio caricare, caricare. La prova è un carico che ti è messo sulle spalle. E ovviamente se tu hai 20 kg sulle spalle, prova a correre se ti riesce. È un po' difficile, no? E così nella prova si va piano, si fa fatica, no? Però in quella fatica vengono fuori altre capacità, la capacità di resistere, la capacità di andare oltre le difficoltà del momento, no? Cioè viene fuori quello che davvero hai dentro. E se viene fuori quella debolezza, come nel caso degli apostoli, se però è accolta, è accettata come parte anche della tua personalità, perché sei fatto anche così, sei fatto anche debole o sei fatta così, allora a quel punto sarà un grande vaccino, perché tutte le volte che penserai di aver fatto qualcosa di importante, ti ricorderai però anche della tua fragilità e della tua debolezza. Gesù lo sa benissimo. Ha già pregato per i suoi e lo ascolteremo come pregherà ancora per i suoi, perché non vengano meno sotto il peso della prova, ma quella prova però è indispensabile perché in pienezza possano anche diventare loro apostoli. Ho finito anche oggi, io vi do appuntamento a domani, prima però vi ricordo che alle ore 9 è in uscito un nuovo appuntamento con il Coffee Break. A domani!